ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video. Questo video si tratta dei miei regali di Natale, cosa ho ricevuto per quest'anno. Allora, ci tengo a dire che c'è un po' di tutto. Infatti, se vedete c'è qualche sacchettino che sbuca. Allora, inizierei subito a farvi vedere cosa mi hanno regalato. Sono felicissima di tutto, mi piace tutto e veramente è stato un bel Natale. Spero che per voi sia stato lo stesso. E voglio vedere, voglio sapere voi cosa avete ricevuto. Sono curiosa di sapere i vostri regali. Allora, iniziamo intanto con i miei. Allora, iniziamo con questa busta rossa, tutta con le casette, dove c'è una sciarpetta Mulan grande. Con il bordeaux è bellissimo perché questo colore quest'anno mi piace tantissimo, tutto plissettato, che tra l'altro questo tessuto quest'anno va anch'esso di moda e mi piace tanto. Alla fine c'ha questi fiori, diciamo questi cerchi colorati, e si presenta così, è di un bellissimo bordeaux. In video forse rende più rosso, ma è bordeaux e c'ha tutta questa fantasia, ed è, mi piace veramente tanto perché sapete, è la festa di quest'anno che si usa tantissimo questo colore, quindi non vedo l'ora di lavarla e poi comunque indossarla e utilizzarla. Poi, parto così random. Poi, gli autoregali ve li faccio vedere dopo, facciamo così. Poi mi è stato regalato pure un latte corpo, questo qui è di BB Blast Aquamarine. Ed è questa confezione qui, che è veramente grandissima perché è 400 ml di prodotto. Ve lo faccio vedere bene. Si presenta in questo modo ed è una fragranza fresca e delicata. Sapete che a me piacciono queste fragranze fresche e delicate piuttosto di quelle dolciastre che mi fanno venire la nausea e il giramento di testa. Questa è veramente quasi impercettibile, non, quasi non si sente, però è veramente delicata, sa di, non lo so, sa di pulito, di mare, di freschezza, è veramente fantastica. Quindi questo qui poi ovviamente li proverò con calma e vi farò sapere se sono buoni o meno, come mi ci trovo. Poi, sempre le due persone che mi hanno regalato questo, siamo stati ieri a pranzare a casa sua. E c'erano come segnaposto sia quello mio che del mio ragazzo, e come segnaposto c'erano queste, quindi ce l'hanno regalati. Il mio segnaposto era questo cupcake con sopra l'alberello, e poi vabbè c'era scritto questo è il posto di Nadia, e in più questo qui invece era nel tovagliolo che c'era dentro il piatto, che era a forma di alberello, e sulla cima c'era questa come decorazione. E questo è comunque un pensierino. Ovviamente il mio ragazzo l'ha dato pure a me, e lui è la stessa cosa, soltanto che è una casetta con tipo di pan di zenzero, e poi c'è pupazzo di neve con il cappello di Babbo Natale. E anche lui è la stessa cosa, però il posto di Daniele. Quindi questi sono stati due pensierini in più extra come segnaposto. Poi mio cognato da Bottega Verde mi ha regalato una cosa veramente bellissima, particolare. È un gingillo diciamo, è una decorazione natalizia, ed è questo qui, ed è un bellissimo bagnoschiuma che si potrebbe anche appendere tra virgolette nell'albero, anche se il mio è piccolino, quindi si suicida tutto l'albero sapendo questa cosa. Però mi piace tantissimo l'idea al regalo, ecco, lo facevo vedere al contrario, l'idea al regalo di avere una cosa tipo decorazione. Ed è un bagno doccia, come si dice, per la sia bagno, sì, bagno doccia con estratti di arancio e di vaniglia. Anche questo avevo paura di oddio, vaniglia, invece è un odore natalizio. Però allo stesso tempo non troppo invasive, mi piace tantissimo perché si presenta come se fosse una boccettina appunto di palla di neve, e dentro è tutta glitterata, non so se si riesce bene a vedere, e mi piace tantissimo anche questa, molto bella, ha la profumazione buonissima. Questa è proprio, sa non c'è, cioè di caramella, ha un odore dolce, però non sdegna, ecco, non è troppo invasivo, delicato come odore, quindi mi piace tantissimo. Quindi anche questa è da mettere in bagno e iniziare a utilizzare.
Poi mia sorella mi ha regalato questa meravigliosa borsa che ho chiesto. Mi serviva una borsa nera per andare al lavoro, per eccetera eccetera. Avevo bisogno di una borsa nera perché quella che avevo già era andata. E mi ha regalato questa di Enrico Cover Recollection. Mi piace tantissimo, ha tantissime tasche, bella morbida, bella capiente, ci entrano tantissime cose. Anzi, a breve arriverà anche cosa c'è nella mia borsa perché è qualche giorno che la utilizzo e quindi ci tenevo a condividerla. Quindi la vedete bene nel dettaglio in quel video ed è veramente molto molto bella. E mi piace tantissimo, questo è stato un regalo super apprezzato anche perché mia sorella sapeva che mi servisse, quindi me l'ha preso, cioè bella apposta, quindi sapeva già cosa io desideravo per questo Natale. Poi, con i soldi che mi hanno dato, perché ci sono qui, ah, c'è un altro regalo, scusate, ed è questo qui di Calliope, ed è questa cintura che come si dice? Mi serviva perché essendo che sto dimagrendo ho problemi con i pantaloni, anche se li ho comprati da poco, mi cadono e quindi ho bisogno di una cintura per tenere su perché non posso comprare di continuo ogni 15 giorni i pantaloni, quindi magari come si dice, inizio a mettere le cinture e poi quando mi inizio a fermare al peso definitivo, poi inizio a fare shopping di abbigliamento, ma al momento non posso comprare pantaloni ogni 15 giorni, quindi eviterei di ciò. Quindi mi hanno regalato questa bellissima cintura che è tipo marroncino, marroncino rossastro, quindi è ottima sia qui con i jeans e con i colori comunque invernali che ci sta divinamente. E quindi è piccolina, sottile, però tiene su, quindi ottimo, un regalo super utile. E poi stavo dicendo, ritornando ai regali che mi hanno dato qualche soldino, quello non va mai male, mi sono comprata qualche autoregalo, tra cui ho preso da Love Design, che vi avevo fatto vedere pure forse su Instagram Story, per chi mi seguisse, non mi segue, comunque ve lo lascio qui così potete andare a vedere quello che combino anche in un giorno, perché pubblico tante cose che faccio. Mi sono presa questo maglioncino color stena perché adoro, è bellissimo e mi piace anche il tessuto perché è così a costine, quindi sta bello aderente. Poi adesso che sono magra mi piace ancora di più mettere in evidenza il mio corpo rispetto a prima. E quindi ed è molto bella, mi piace tantissimo, bella pesante, è una coccola morbida e c'ha questo collo particolare così. Questo qui è stato un mio autoregalo che mi è piaciuto tantissimo, l'ho pagata, ve lo posso anche dire, 11 euro perché appunto me lo sono regalato io stessa. E poi sono stata pure da The Zenis dove ho fatto uno shopping piuttosto di Capodanno, un po' particolare, perché avevo visto sul sito che c'era una gonna a tubino laminata argento, l'ho provata e non mi piaceva come mi stava perché non lo so, non mi faceva impazzire. Sul sito era una cosa, poi addosso di me, no, non mi era piaciuta. Poi ho visto invece che c'era sempre la stessa gonna a tubino variante nera, quindi l'ho presa nera, così anche la posso utilizzare più spesso e anche più facile da abbinare, meno particolare, magari la posso mettere anche per il lavoro, però magari con una scarpa bassa, invece quella era glitterata e quindi era soltanto, era più impegnativa, ecco. Invece questa qui la posso indossare semplice e a tubino nera, non so se mette a fuoco, e arriva questa qui e arriva sotto il ginocchio, bella stretta, segna bene la figura. Sono riuscita ad entrare da una M, ragazzi. Sono adesso una M, sono felicissima. Prima me lo potevo sognare di entrare qui dentro, sì, me lo potevo sognare. Mi sono felicissima perché c'entra. Il regalo più bello è stato quello che ho perso. Mi hanno detto che ho perso la bellezza. Lo scorso mercoledì sono stata a pesarmi prima delle feste e il dietista mi ha detto che sono 7,7 kg in meno. Yeah! In 3 mesi, ragazzi, in 2 mesi e mezzo, circa quasi 3 mesi, quindi sono felicissima e quindi sono felicissima di entrare in una gonna così piccolina. Dovrò ancora un altro pochino stringere un po', però
ne vado fiera al momento di questa taglia. E quindi ho preso questa perché è vita alta, segna bene la figura, arriva fino al ginocchio, più bassa del ginocchio. Mi piaceva l'idea della gonna tubino bella lunga, da indossare magari con i tacchi particolari per appunto per la sera di Capodanno. E poi appunto ho preso un altro accessorio, anche se ancora non si sa dove andare. Comunque ho preso un accessorio che rende tutto più scintillante, da Calzedonia. Però l'ho messo qui, però l'avevo preso da Calzedonia, ed è questo qui, sono i Colland, ragazzi, quelli luccicosi che per adesso stanno andando in pubblicità ovunque. Infatti li ho presi da un'altra parte, ho fatto doppio giro, comunque lasciamo perdere. Al centro commerciale sono dovuta andare a un altro negozio perché quello del centro commerciale non ce l'aveva e c'ero rimasta male, perché ho preso la misura ML per starci comodo comunque. E mi piacciono tantissimo, sono così luccicanti, neri e oro. Questi pagati 12,95 perché è stato il mio shopping, perché mi hanno dato soldi e quindi mi sono autoregalata qualcosa. E mi piace veramente tantissimo questo. C'erano pure con l'argento, però col dorato non lo so, quest'anno sono fissata di più con il dorato. Quindi questa è la gonna meravigliosa che spero di indossare presto e poi di sfruttare, perché così è anche più semplice sfruttare rispetto a quella laminata che è più impegnativa. Appunto, questa è perfetta. E niente ragazzi, questo è stato tutto, sono stati tutti i miei regali che ho ricevuto. Un'altra cosa che ho ricevuto così tanto per, ce l'ho qui, ve lo faccio vedere, che c'è sull'alberello. Mi hanno regalato il datore di lavoro il panettone al pistacchio artigianale. Questo è ancora integro, magari aspetterà l'inizio dell'anno, fine dell'anno del 2016-2017, quindi lo mangeremo dopo, per questo Natale è andato, è ancora integro. Quindi questi sono tutti i regalini che ho ricevuto, io ringrazio tutti, mi sono piaciuti tantissimo. Poi basta il pensiero veramente per i regali. Fatemi sapere qual è stato il vostro regalo preferito. Io, essere sincera, ne ho due, perché sono state delle cose che desideravo da tanto, cioè la borsa e la gonna tubino con i collant. Di questi due li volevo da tanto, quindi sono i miei preferiti in assoluto, però gli altri sono belli pure. Quindi poi provo i prodotti e vi faccio sapere tutto come mi ci trovo. Io vi mando un grossissimo bacio, spero che questo video sia stata di compagnia anche da spunto a livello di acquistini. Io vi saluto, un bacione, ciao!